ringrazio il pubblico presente, gli amici dell'Associazione Linguistica Padanesa, che è stata fondata nel 2004 con obiettivi ben chiari di difesa, tutela e promozione delle lingue dell'arco alpino, lombardo, piemontese, ibore, padanese, come la chiamiamo noi. Questa sera abbiamo qua Simona Scuri, Alessandro Brasca e il professor Paolo Coluzzi. Adesso dobbiamo ringraziare il comune di Saronno e la regione Lombardia che ci hanno dato il patrocinio per questa serata. Questa serata sarà abbastanza lunga, i relatori sono delle persone molto competenti che hanno studiato in maniera molto approfondita la questione che ci presenteranno oggi, e quindi passo la parola direttamente a Simona Scuri per le varie presentazioni e per l'introduzione. Grazie. Mi approfitti per ringraziare da subito il Comune de Saron e naturalmente l'Associazione ALP, perché l'invito chi, e la Regione Lombardia che alla fine della proprio in de cursa la anca da il patrocini, magari metto manca l'altra slide. Mi fa piacere fa una introduzione svelta. La serata sarà articolata in C. Mi e Lisander si dividono una introduzione in sulla lingua lombarda in generale. Despo lascio la parola al professor Paolo Coluzzi che l'insegna all'Università di Kuala Lumpur in Malesia. Lisander è PhD all'Università del Bangor, PhD student all'Università del Bangor in Gran Bretagna, e mi si occupi, pardon, in linguistica, e mi si occupi di laurea in una CA edizione e si occupi di diritto di pubblicazione per l'edizione Forest. Vorrei fare una piccola introduzione, ma vorrei anche lasciare un spazio ai vostri domande. Cominci subito con una domanda mi a Walter. Se mi parli in sci, Walter, gavi di problema? No. Ok, gavi un po' di forest, this person wants speaking English. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle français? Eine deutsche Leute, nein. Ok, mi ho provato tutti i melengu, spagnolo, magari insieme al spagnolo, lui conosce anche il giapponese, lui conosce anche il tedesco, il francese, l'inglese. Se che bisogno, potremmo anche cambiare lingua. Però, per non trovare questa chi, almeno questa sera. No, giusto aggiungere una cosa, riattaccandomi a quello che hai detto tu, è molto importante. Noi parliamo tante lingue, non solo perché, ad esempio, io vivo all'estero, ho vissuto all'estero tanti anni, ma perché noi crediamo nel valore del multilinguismo. Multilinguismo che naturalmente comprende la lingua locale. Comunque ne parleremo poi alla volta. No, parlo da sicuro perché in Malesia è uno dei paesi dell'est asiatico più ricco di varietà e multietnicità. Uno, sì. Quindi tanti che viene da gente da tutto il mondo, inclusa anche dall'Italia, perché Paolo arriva proprio da Chivisin. Ma di tutte le maniere, ogni due magari può fare quei sforzi di presentarsi. Allora, principio subito rapidamente con una quei slides. Noi abbiamo preparato anche di slides per vita a capire un concetto fondamentale. Probabilmente parleremo anche un po' di un e l'altro. E naturalmente mi farà piacere sentire le vostre domande, che puoi fare sia in lingua italiana che in lombardo, se gaviveia. Sarà sicuramente più interessante. Allora, mi provi, voilà. Allora, una roba fondamentale, parlo della lingua lombarda, grazie anche a UNESCO. L'UNESCO cosa è? È United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. È l'organizzazione di Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura. Dunque, è un organismo a livello mondiale che si occupa di più sede una roba, entra i robe che fa anche i lingue del mondo. La sta fondando nel 1945 e c'è 95 membri, i membri naturalmente i stati. Cosa la fa l'UNESCO? L'UNESCO l'ha accettato di pubblicare un atlante di lingue in pericolo di estinzione. Perché? Perché sì, in court che aghera un problema a livello di perdita, a livello di
biologica di bestie, di piante, eccetera. E quel che fa è una scoperta banalissima, lei che l'era tre a perdes una ricchezza. La stessa roba fa il linguista, che in discienzia tambe i botane e tambe i etologi. Dunque, il linguista si incort che in del mondo tanti lingue per andare a descumparì, che era sempre men parlante, eccetera. Dunque, fa un atlant con dentro i lingue in pericolo di estinzione. Han stabilito i criteri per decidere qual è la lingua che le dovrà descumparì, perché, cosa succede, e a fa han stabilito 9 criteri fondamentali che fa duma tri. La prima domanda che han fa è le che è trasmissione intergenerazionale madre fiu, la trasmissione naturale di una lingua, vado a tirare via questi perché la trasmissione naturale di una lingua è soprattutto in età prescolare, dai 0 ai 6 anni d'età. Cosa vuol dire? Vuol dire che la mamma la trasmette la lingua al fiù. E in quel periodo lì è il cervello di fiù è bel pronto per imparare qualsiasi lingua, può essere giapponese, può essere inglese, può essere qualsiasi lingua, anche la lingua lombarda, la nostra. Poi andiamo a domandare, ma che pianificazione del corpus con l'aiuto con la guida del linguista, a che è un'ortografia standard, a che è una grammatica, che le no la grammatica è libera di grammatica e basta, è anche tutta la struttura. In quel caso che la grammatica. Che è di dizionari? Che è documentazione, registrazione del parlare, letteratura, descrizione grammaticale, eccetera. E ha stabilito i livelli di pericolo, chi vedo mi color, che è proprio dal bianco al neger, e il neger l'è extinct, che al verdì, ahimè, che più niente fa. L'è lombard, al vedo un chi, l'è giald. L'UNESCO classifica la lingua lombarda con il codex ISO 639-3, è la MAO, e il giald l'è definitely endangered. Dunque, se partissimo dal bianco, vedo che lei ha un livello numero 2. Per fortuna che ne abbiamo 3. Che per me è di definitivamente, per modo di definitivamente, è vero di decisamente in pericolo. Dunque bisogna fare quei corsi, però definitely, al per me è di definitivamente in pericolo, che è da fare. No, no, sapevo fare, ma non sapevo. Però lei è, insomma, in una situazione di pericolo, decisamente in pericolo. De fatto, dopo che severly, critically e extinct, che in amo più sacrale. La lingua lombarda le parlava in tutte le province amministrative della regione Lombardia. Le province di Nuara, del Veseo, Verban, Cusi, Ossola, in del Trentino occidentale, in del Canton Tesin, Svizzera, in di Val meridionale del Canton Grisot. Questi le facilissimo da capire, basta che vino al va a Bellinzona, parla nella sua lingua, nella sua maniera, e quei di Bellinzona capiscono tutte cose, la stessa roba in del Trentino occidentale. Una volta eravamo più se facile, perché erano la televisione, erano la radio, erano tanti italiani come adesso, e tutti parlavano che la lingua che si andrà a parlare adesso. L'Italia è uno dei paesi in Europa con il numero più se volte di lingue, che tanti lingue in del territorio, in scipicol, che lei è il nostro strival, l'Italia. L'UNESCO l'elenca 32 lingue in sul territorio italiano, ma è stato ne riconosce duma dudes e anche all'italiano ovviamente. Dopo parlare del riconoscimento ufficiale. Dunque, che tanti lingue in Italia e ogni lingua naturale è formata da varietà locali, che in inglese sta di dialects. È importantissimo capire quella roba qui. Ogni lingua la ga dentro di varietà. Ogni lingua naturale, anche l'inglese. Come si parla a Birmingham, si parla no a Londra, le proprie diverse, però si intende l'intra di loro, da Londra a Birmingham, se è anche l'inglese città lontano. E anche la varietà del sito più importante è sempre un dialetto, un pandiato. Quelle no che la varietà di Londra è la lingua e la varietà di Birmingham è un dialetto. No, tutti i varietà di una lingua in dialetto, o varietà della lingua. Dunque anche di noi. Il milanese, il militante della lingua lombarda. Sì, volevo dire che è importante, sarebbe meglio forse usare un termine più neutrale anche per le differenti varietà, appunto varietà linguistiche piuttosto che dialetti,
comunque ne parleremo fra poco. Benissimo, sì, per un, di un montone di robe. A Saron si parla un dialetto della lingua lombarda, dunque noi MD in due che si parla la lingua lombarda, la MDSCHI, in tutte le province amministrative della regione Lombardia. Cioè una varietà, come dici. E dunque anche a Saron si parla un dialetto della lingua lombarda, cioè una varietà all'interno della lingua lombarda, che è diversa dal siciliano, dal romanesco, insomma, del storino di dall'inglese, dal giapponese. Vola svelta. El fa un par de slides in su quel che è a livello mondiale l'importanza che si dà alla diversità culturale. È messo una serie di convenzioni, di citazioni, va svelta perché probabilmente è un po' barbose, però l'importante per far vedere quanta roba è, quanti i personaggi del tempo hanno considerato l'importanza di lingua, della diversità culturale e dei diritti di uomo. Convenzione e dichiarazione a livello internazionale, aghè la dichiarazione universale in sui diritti dell'uomo, di Paris del 48, che le fa da dall'ONU. Vediamo, per esempio, al diritto ad essere riconosciuti membri di una comunità linguistica, al diritto a parlare la nostra lingua in pubblico e in privato, il diritto a conservare e sviluppare la nostra cultura. Questa qui la fa parte della dichiarazione universale in sui diritti linguistici, che è stata firmata a Barcellona nel 96. Supra che è la Carta Europea di Lingue Regionali e Minoritarie, che è stata fatta dal Council of Europe, European Council. La Dichiarazione Universale UNESCO sulla diversità culturale, cos'è che la dice? La dice che la cultura, e dunque anche la lingua, perché la lingua è dentro della cultura, è l'insieme di tratti distintivi spirituali e materiali, intellettuali e affettivi, che caratterizzano una società o un gruppo sociale. E la include in più di art e di lettere, anche in maniera di vivere il sistema di valori, di tradizioni e di credenze. L'articolo 4 dice che la difesa della diversità culturale è un imperativo etico, inseparabile dal rispetto della dignità della persona. L'articolo 5 dice che ognuno ha di avere la possibilità di esprimersi e creare e divulgare i suoi in della lingua che al cernis, in particolare in della sua lingua madre. La Convenzione UNESCO per la salvaguardia di patrimoni culturali tangibili, che è del 2003, la dice, in tra tanti punti, generare una maggior consapevolezza a livello locale, nazionale, internazionale, in merito al patrimonio culturale intangibile e la sua salvaguardia. Cioè è una convenzione che la dice proprio di ci fa scura dei patrimoni intangibili. Forse di oltre conosci l'UNESCO perché la protegge, la cataloga, i castelli, i vill, i busch. Ma l'UNESCO si occupa mica di patrimoni materiali, di roba che si tucca, ma anche da quei intangibili che si tuccano come la lingua e la cultura. Dove è che dentro della cultura che tu scosi, che è la tradizione, che è la musica, che è un montone di roba, le conoscenze artistiche, artigianali, eccetera. E bisogna spantegare quella cura che investe i patrimoni intangibili. La Convenzione UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità di espressione culturale la dice che la diversità culturale è una caratteristica inerente all'umanità, una ricchezza che preserva, salvaguarda, valorizza per l'accrescimento reciproco. Il vantaggio che deriva dal bilinguismo, che passi subito la parola al Lisander Frasca. Allora, cerchi di andare svelto, perché ci dopo fare un po' di domande, lascio parlare al professor Coluzzi, e se vuoi approfondire, casomai se vuoi fare una domanda, o se no è un'altra volta parlare insieme a chi è l'argomento. Allora, i vantaggi che deriva dal bilinguismo e dal mantenimento della diversità linguistica. Se si chi sono sicuro che al valore dell'identità leggiamo implicita, no? Una roba istintiva mi detenga la mia lingua, il mantenimento della mia lingua, perché è un segno, un strumento per manifestare la mia identità. Qualche scappa la lingua, se sei più la lingua del nonno, della mamma, del papà, ma in quei cose le dovrei cambiare. Cambia la cultura, cambia la lingua e più istintivamente al vero mantenere gli europei della sua identità. E allora istintivamente che tenga la sua.
però che ha tanti altri vantaggi che in me intuitive, ma in importantissimi, cioè mantenere il bilinguismo nella carapa di ogni parlante, o il bilinguismo in una società, e in generale nel pianeta, mantenere la diversità linguistica al di altri importanti vantaggi. Per esempio, dei tipi culturale e psicologico e neurologico, pure dare. Per esempio, da pari dignità ai lingue parlare in un territorio, in vari territori, l'invita a dare pari dignità ai territori medesimi e ai suoi culture. Se la Toscana è una regione meravigliosa perché è la patria della lingua italiana, beh, la Lombardia è una patria meravigliosa, importante, con di gente importantissima, perché è la patria della lingua lombarda, che è una lingua di serie A, esattamente come la lingua toscana. E chi sa andare avanti, sa andare in asa a parlare fino a domattina. A mantenere la diversità linguistica, che è più se tolleranza per l'identità di oltre. Non pensa. Tanti vorrei far pensare l'incontrare, ma in realtà è questa qui. E mi sono dismentegato di che chi afferma su chi arriva dalla letteratura scientifica, no, che in me intuizione personale. Arriva da una ricchissima letteratura scientifica, che la studia al bilinguismo, dal punto di vista mentale e dal punto di vista sociale, e la diversità linguistica. Infatti, de fatto, al monolinguismo, in una società monolingua, più che parla un'altra lingua, è necessariamente visto come un foresto. Se mi in dalla mia crappa ho due lingue e in dalla mia famiglia ho due lingue, la mamma e il papà, e se mi punto a parlare due lingue, allora se arriva un'altra persona che la parla una lingua che mi conosce, no, mi supporta ad accettare l'idea che vi sia un po' di lui che parla una lingua diversa, che non bisogna parlare d'una una lingua che ci spesa. Allora mi tendi ad accettare più proprio per dimostrare che è la tendenza ad accettare più se facilmente la diversità di altri, prima di tutto la diversità di nostra cultura regionale, ovviamente. Questo è un concetto un po' complesso, ma ogni lingua la che corrisponde a una maniera diversa di vedere il mondo e di risolvere il problema dell'uomo. Dunque è un'opportunità in più, cioè di culture diverse da quella dominante che passa per la televisione, che la parla di una lingua e che esprime la cultura, lì la più ispira discerni di nostro comportamento, no? Tanti religioni o filosofie che arrivano di post esotiche. E in stasi sviluppare in sit due che era una lingua diversa. E lei è una maniera per che la diversità lì, tipo culturale, filosofico, religioso, è una di maniera nella quale si manifesta la diversità di sì dal mondo. E questa chiede una richiesta per la pianeta. Un altro fatto importante è questo, che riconosce due lingue in una regione di un Stato, cioè la lingua d'estate, la lingua tradizionale della regione, che dà pari funzionalità sociale ai parlanti monolingua dalla lingua regionale. Adesso i monolingua che fanno fatica a parlare in italiano, marinque che hanno più di 85 anni, però pensi che lì, i nostri vecchi, i nostri genti, i nostri nonni, hanno passato una vita a far fatica a essere riconosciuti socialmente, perché parlare malamente, fare fatica a esprimersi in italiano, semplicemente perché erano la sua lingua nativa, la lingua che hanno imprenduto in famiglia, qualche rinvio. In un Stato che tende a firmare una lingua, l'abbinamento è automatico. Se ti sei in grado di parlare la lingua di Stato, ti sei un ignorante. Ma questo è il vero, che nessun motivo naturale per pensare che la scolarizzazione, cioè la lingua della scuola e di mass media, la più da minga verso la lingua tradizionale della regione. In parte la lingua di Stato. Ed è che i vantaggi neurologici in poco uso e importantissimi. Al bilingue, cioè avere nella carapa due lingue o tre lingue, dà più serie abilità a risolvere un certo genere di problema più se l'aspetta. Questo è un argomento sulla Chapelle che è lunga la storia.
di operazione mentale, no? Risolvi i problemi, detti arithmetic o logic, cioè, al bilinguismo, al mutuo. Dunque il nostro fio è che se noi mai se tanto perché il nostro fio parla non in dialetto, parla in italiano, in realtà è desvantaggiato da quel punto di vista. Per al bilinguismo dà più sede e facilità a imparare una terza e una quarta lingua. Cioè i nostri vecchi, magari, era difficile che parlavano una lingua via del so, della sua varietà, del lombardo e mari dell'italiano, un po' perché l'avevano imparato a scuola quindi continua a sminga. Però perché avevano mica l'opportunità, perché era una società diversa, con meno alfabetizzazione in generale. Ma paradossalmente, i bilingui, i nostri vecchi, farien meno fatica a imparare l'inglese, il cinese, il tedesco, che i fiù monolingua di cui. È una roba che la sa in su che la roba, ma è importantissima. E poi metto la ciresina sulla torta, però le un calca. Una roba bella da aggiuntare che al bilinguismo le corrisponde a un ritardo in sul desviluppo dell'Alzheimer, della demenza severa, del 4 anni. La roba più severa mole è che chi parla per tutti le lingue parla. Mica domani se le bilingue in italiano e in inglese, in italiano e in tedesco, o in tedesco e in francese. No, qui la più messa. Bilingue in italiano e in lombardo, italiano e in siciliano, e paradossalmente io potrei avere bilingue anche siciliano e lombardo. E stessa. Chi vanta chi in stessa. No, posso solo aggiungere, importante. Stiamo parlando adesso di due lingue, eventualmente tre, però in realtà non ci sono limiti. Sì, ci sono limiti dopo le 10 lingue, non lo so. Comunque si può benissimo parlare bene, senza problemi, io direi almeno tre lingue. Io direi idealmente la lingua locale, la lingua nazionale, l'italiano, e al giorno d'oggi l'inglese. Dico almeno tre. Noi, come dicevo prima, ne parliamo più di tre e ne capiamo forse ancora di più o meno. Sì, questo ad esempio, come avete sentito, io lavoro in Malesia e sono sicuro che non c'è nessun abitante della Malesia che sa parlare solo una lingua. È una cosa impossibile. Se uno dice sono monolingue, parlo solo, per dire, malese, sarebbe una cosa stranissima, anzi probabilmente nessuno ci crederebbe. Di solito i malesi parlano almeno due o tre lingue, vuol dire il malese ufficiale, il dialetto malese della loro zona e l'inglese molto diffuso in Malesia. Almeno, questo è il minimo, il 30% dei malesiani, dovrei dire, sono di etnia cinese. Il cinese medio in Malesia parla, diciamo, 3, 4, 5, 6 lingue. Perciò il malese, quello studia a scuola perché è lingua ufficiale, l'inglese che è molto diffuso, il mandarino, perché di solito seguono la scuola cinese, cinese, mandarino, cinese, diciamo, per la Repubblica Popolare. Della Repubblica Popolare Cinese e uno o due dialetti cinesi, tipo il cantonese, sono i dialetti molto diffusi in malese. E questo è normale. È normale, ragazzini piccoli passano da una lingua all'altra senza nessun problema. È una cosa fattibilissima, naturalmente dipende dall'ambiente, dipende dalla scuola, da tanti altri fattori. Allora, la legge 442 della Repubblica Italiana del 99 al riconosce chi minorasse linguistiche sul territorio degli Stati Uniti. Che due lingue riconosciute, l'albanese, il croato, il catalano, il francese, il germanico. Da germanico dentro in realtà più o meno una varietà, anche a parecchi diversi. Al greco, al sloveno, al sardo, al franco provenzale, al furlano, l'occitano, che è la lingua, qui la svelta. Ma l'UNESCO dice che sul territorio italiano i lingue più pericoli di 30. Sì, prima di 30. Prima di 30. I tre qua è la lingua lombarda, la lingua siciliana, la veneta, piemontese, napoletana, emiliana, romagnola e il lingua. Adesso è la novità della regione Lombardia che la fa una legge di riordine della cultura, dove che si parla e che la regione si impegna alla promozione, la tutela e la conservazione della lingua lombarda e di sua variante. Dunque che è l'introduzione della
dici tu, lingua lombarda è una legge della Regione Lombardia. È una bella promessa, speriamo che sa la Gainas per la dire della direzione giusta. Questa qui è una pagina voltata in lombard, che la fa Simona, sì. Che la legge regionale lì. Allora, in fin di conto, la Regione la fa Carovacchi, e la politica linguistica di istituzione è fondamentale, perché la permette di fare i passi in ans importanti. Però le note bisogna aspettare domani, che siamo l'assessore, la giunta regionale, eccetera. Bisogna fare, tu per non fare qualcosa, privatamente. Per esempio, i genchi, cos'è che puoi fare? Noi, tu per non parlare lombardo, più se possibile, a casa, lavorare e con gli amici. Parlare lombardo dal microfono ai manifestazioni, ai festoni, cioè alla festa del paese e agli eventi, vai, compagni che sono andati a fare adesso, parlando di un microfono, al calzo valore. Cioè, se mi organizzi la festa del Saron o qualcosa, e al presentatore al parla in lombardo dentro un microfono, al galso significa, è importante. Mica domani canta la canzonetta in lombardo, o fa al spettacolo, al teatro in lombardo, ma anche a presentare al teatro in lombardo, presentare al spettacolo delle canzoni, mi capisco. Cos'è che dobbiamo fare? Scrivere in lombardo qualsiasi test, per esempio i sgulantini della festa. La festa del Saron o una manifestazione come fa questi qui che hanno organizzato qui, che hanno messo un po' di lombardi dalla presentazione del sgulantini per fare pubblicità alla manifestazione e lei scende questa frase. E poi cosa sapete fare? Importantissimo, visto, parlare lombarda ai fiori e ai neuti e insigai fiori a rispunti in lombardo. Mica a parlare in sera che leggiamo una bella roba al didic, che purtroppo è rara, ma anche abituai a rispunti in lombardo, che è che è un'opportunità che è. I fiori vengono su più intelligenti. E poi sapere partecipare ai concorsi in lingua lombarda, poesia, de prosa, adesso che anche vari manifestazioni due che si premia anche alla prosa in lombardo, i cunt, curt, o il teatro che va a aggiungere una sola sì, aggiungo semplicemente, purtroppo a volte si pensa, si ha paura, se parliamo la lingua locale, lombardo in questo caso, il bambino farà fatica con l'italiano, avrà problemi a scuola. Di fatto la ricerca ha mostrato che è esattamente il contrario. Tra l'altro, cioè, la lingua maggioritaria, quella che si sente in giro a televisione, quella per forza la imparano. Ci sono un sacco di esempi nel mondo, un esempio che abbiamo abbastanza vicino è la Catalogna. Adesso in Catalogna i bambini usano il catalano a scuola, ma a meno che non vengano da villaggi minuscoli, non ascoltano, però il catalano di Barcellona parla spagnolo perfettamente, anche se non lo usa a scuola o lo usa pochissimo, perché sono totalmente immersi. Quando la lingua è maggioritaria non c'è problema, mentre se non si parla la lingua locale si parla, non c'è niente che la richieda in forza da fuori. Ecco, io ho di che una nuova utile partecipare per esempio ai concorsi di poesia, di prosa e di teatro in lingua lombarda, però bisogna anche precisare che fa domani chirocchi le no terapeutiche, le no a sé per salvare la lingua, dunque è anche importante ricordarsi che le no a sé scritti bei poesie in lombardo per dire la lingua le salva, è la vera mo. Bisogna mettere in assunto tanti meccanismi psicologici e sociali di maniera che la mamma e la nonna che trasmettono istintivamente un piesè la lingua ai figli, dunque è una strada in montata, però dal momento che i geni che prendono in fanno qualcosa come gli altri, noi la femme per uscire in maniera istintiva e volontaristica, allora bisogna assecondare un po' l'inclinazione che è, se a lui che piace fare poesie, che fa le poesie che da sicuro fanno male. Poi bisogna organizzare eventi in lingua, fa dei documentari in lombardo, per esempio organizza di conferenze, cioè organizza tutto quel che sapeva in lingua lombarda. Sapeva fare la traduzione o di nuove composizioni, le storie in lombardo, anche per i fiori. I fiori ascoltano la lingua che va dentro nella campa.
per esempio, scusate, traduzioni, quando potete già vedere subito, ecco, una, questo sono traduzioni, ecco. Porta di esempi. Pro, sono giusto gli esempi, dall'inglese Shakespeare, Amleto, il lombardo, varietà milanese, qui c'è Principe Piccinino, esatto, Piccolo Principe, e qua Fumet, Flissa. Scrive un Fumet in lingua lombarda. Importiamo comunque gli esempi. E per registrare parlando a te, il bagrante, il barba, il disindacato, perché anche quelli hanno la sua importanza, grande. Anche Mario Mingades, ma un domani, una scuola delle lombarde. O se de no, per esempio, cata sui microtoponi in lombarda, perché mi so che è tanti gente che capisce fare la valigia, anche il balin lì, e allora fa quel lì, che è il servizio a un quel coso. Cioè, come se c'è un altro scherzo. Ah, il microtoponi, giustamente, ha in no. In i nomi di sì che è in campagna, a Saron, che è la fontana, un coltivo, una cassina, un qualcosa che i veg che dava un nome a tutti i cantunchi. Che in di nomi di chi cantunchi è detto un'espressione della lingua lombarda, importantissima. E adesso che passa il microfono alla Simo. Per darvi un'idea anche della modernità, i social media, che in tutti quei robe un po' tecnologici che mi circonda di Dinkö, vuten tantissimi è il spantegamento della lingua lombarda, ma minga domani della lingua lombarda, perché noi è parlare in fin ades sempre della lingua lombarda, in parlare della lingua lombarda, ma questi puoi cambiare con lingua siciliana, lingua emiliana, lingua qualsiasi quechua, qualsiasi lingua, tutti i principi che i principi generali. I stessi al bar anche per i social media. I social media drövel la lingua lombarda. Per esempio che di video in su, beh, che io marca giù parla lombardo perché è un sito nel quale collaboro nu, però che ne tanti altri, che ne quetamen, che parla lombardo in che ne tantissimi, in due che i giù possono andare a vedere di video in due che sa parla lombardo. Cosa che è in chi video chi? Un po' di tutto, aghè magari un'intervista con una persona che la fa il vin, aghè magari un'intervista a una cicciarada con una sciura che la lia c'ha col su, aghè un incontro tra due fiori, un de Bergen, un de Bresa che sta trova la Cremona, qualsiasi sia incontro che dovesse registrare in due che sta parla, che la lingua che le locale firma le dentro in della rete, quel che si chiama la rete. E la registra quindi video. Per esempio, c'è la Wikipedia in lombard che è da boom importante perché c'è più sede 35.500 vus, ma più sede 35.500, e i vus della Wikipedia, che è una sorta di enciclopedia, sa dire sì, online, verta, in due che c'è di vus di fisica, di cinema, di matematica, di musica, di arte, di teatro, tutte cose. E l'è interessante perché anche di persone che scrivono sulla Wikipedia dando informazioni in lingua lombarda. Ma par che la sia dunque che l'inglese in, proprio nella Wikipedia più si è spantegata con più di 5 milioni di views. Dunque se minga mal e le dre a cres sempre perché anche di persone che stanno a dre. Chi ho mis duma in fund, se vedi nella slide successiva, i premi letterari, perché abbiamo parlato di premi, Getegni ha di il concorso dell'Umpli, che è il concorso di Proloquo, è nazionale, è bellissimo, è proprio tutti i lingue d'Italia, e una roba importante, se Gavini Neudin o conosci di maestre, maestro di insegnanti, professori, dedichi di partecipare a quel concorso chi, che è organizzato dai Proloquo, di tutta Italia, si chiama Umpli, perché tra i scuole che hanno partecipato in di anni passati, che era neanche una del nord Italia, neanche una. In scambio che era di scuole di Marche, del Napoletano, Siciliano, dunque era stabilissima, ma purtroppo che era no, dunque se conosci un qualche di per piacere, fa passare la bus, che è il concorso dell'Umpli anche per i scuole. Tra i premi letterari ho mis l'ALP, che è l'associazione che mi ospita chi stasera con la quale mi fa la collaborazione, ed enter in, della, in del concorso dell'ALP, che è mica di una traduzione, che è tre
catégorie, okay, traduzione, e quest'anno l'era dedicata al Cervantes e al Shakespeare, perché è la ricorrenza. Abbiamo una sezione per i studi linguisti, in sui lingue naturalmente di tutta l'area, e poi abbiamo una sezione dedicata ai video, abbiamo proprio un premio che dedica spazio anche ai video. Poi ho città San Gerardo, Dossena, Groma, ma che ne tantissime altre. Mi piacerebbe fare una lista, un dì che la FEMA fa una bella lista di tutti i premi. Ma soprattutto vi invito a parlare e scrivere in lingua senza paura, perché è il nostro diritto e un nostro dovere. Se devo contribuire a salvare la nostra lingua. Prima volevi dire una roba. Volevi dire una roba su YouTube per la Lombarda, che è un progetto che fa mia la Simona, e pensi e speri, ma sono sicuro, perché le sta utile, particolarmente utile per sviluppare una sensazione, una consapevolezza, una coscienza dell'esistenza della lingua lombarda. Perché qualche una lingua la mer, pian piano, la resta parlata domani in casa, non mi parli al mio dialetto, la mia varietà con il mio papà, la mia mamma, quella a 4 km la parla con il suo papà, con il suo nonno, poi qualche vengo fuori da casa parlo in italiano, perché gli ultimi decenni tu ci sono. E allora la nostra competenza la si sbassa di dialetti, perché se abbiamo un no a sentire i dialetti altri, parlo domani con il lessic di 4 persone. E allora se spantega, certi, tanto un sacco di gente parla più a lombardo in generale, allora se spantega entra la popolazione l'idea che è impossibile capire il dialetto di un'altra provincia. Ah, lui c'è di Milano, figure se capisco quello di Bergamo o di Crema, no, no, è difficilissimo, per forza, se mi sono mica avuto di parlare in milanese, parli proprio terra terra, fa fatica a capire anche il dialetto di gente che se lui parla di un qualcosa che mi conosce. Allora, in chi video che se gli altri vi a fare la Nevec, Lugiana, anche di milanese, cioè mia, Simone, che parlo insieme, ha vinto Bresse, ha vinto De Bormi, ma quelli che erano una repubblica, vinto Mantua, tre, quattro persone fanno dialogo, due che si dimostra empiricamente, semplicemente capiscono più cose. Parlo un cicciavo, noi parlo in milanese, chi don là ti intervista non parla in Mantua, non ti racconta il suo dialetto preciso, per nessuna fatica, parlo con quei de Nuara, i nuarese della provincia de Nuara, perché lì parliamo di varietà lombarda, no? Amministrativamente in Piemonte non parliamo lombarda. Parlo con quei de Domo d'Ossola, de Dom, gli stessi. Lui parlo in milanese, quella parla in de Dom, se capisce al 100%. Quei de Bergo, e di Pavia, dell'oltre Popavese, no? Ecco, se con me, potrei avere interessante ad allungare. Allora, io vi ringrazio, grazie adesso per la prima parte che è finita, e adesso che diamo la parola al nostro ospite che la fa in ci tanti chilometri a pè per arrivare dalla Malesia a chi? E siamo stracontenti perché Gavita Savè, che è di linguista, Giuin, che è proprio Giuin, che Andrea cambia un zic quel che succede dell'Accademia, perché l'Accademia è un po' fossile, è un po' statica. Per fortuna anche di Giuin, linguista che insieme a Andesquert, che la pensano alla stessa maniera, e se mi permetti di citare magari anche Marc Tamburel, che lei naturalmente, Bangor, la Claudia Soria, che lei della Toscana, ma anche lei tanti altri, Mauro Tosco del Piemonte. Dunque, e Nürnberg ha anche la fortuna di far parte di un comitato che si chiama Comitato Salvaguardia Patrimoni Linguistici, che è a livello nazionale, una roba nuova sicuramente, e che grazie all'aiuto del comitato scientifico che è formato linguista, ma dà una mano a fare due robe fondamentalmente. La prima, la sensibilizzazione, portare in giro e spantegare cosa i diritti linguisti e soprattutto quali i lingue in pericolo, e due, parlare con le istituzioni. Perché la regione Lombardia la mistente la lingua lombarda? Perché era da un po' che stavo madre a consigliare di fare la roba qui, grazie all'aiuto prezioso di linguista. Allora che passi la parola subito al Paolo Coluzzi, perché anche a lui naturalmente le vue di nostro linguista. Grazie.